Sì, si tirano tanto rabbia, la campagna elettorale è difficile, direi quasi invernale, però quando si inizia a parlare, si inizia a discutere, a condividere un po' di riflessioni, gli atteggiamenti cambiano. Siamo sicuramente circondati da imprenditori politici, del rancore, della disperazione, della paura. Rispetto a questi noi dobbiamo usare la capacità di parlare alla testa e al cuore dei cittadini. Quando si parla alla testa e al cuore dei cittadini, allora le cose cambiano immediatamente. Il primo messaggio che manda il Partito Democratico, e che io sottolineo è il più importante, è che il Partito Democratico non fa miracoli. I miracoli in questo paese li stanno promettendo altri, come se fosse il paese dei Bengodi in cui tutto è possibile. Il Partito Democratico ha dimostrato in questi 5 anni di saper tenere in piedi questo paese, di assicurare stabilità e governabilità, e anche con il sorriso, e non soltanto con una politica in qualche misura gentile. Gentiloni da questo punto di vista risulta il primo e il più apprezzato tra i politici italiani. Non promettere miracoli, e dire parole chiare, guardare lontano, saper dire e guardare la realtà è il primo requisito per un partito serio. Allora, la campagna elettorale sta procedendo molto bene, c'è entusiasmo, sto incontrando tanti cittadini, tanti imprenditori, tante persone, c'è voglia di partecipazione, quella partecipazione che forse nel corso del tempo è passata, però c'è voglia di, insomma, si apprezza il rinnovamento del partito, e quindi sto trovando grandi adesioni, grande consenso. Certo, la campagna elettorale è difficile, è complicata come tutte le campagne elettorali, non so che oggi possa dire io ce la faccio o non ce la faccio. E devono votare Partito Democratico perché è l'unica forza credibile, che ha un programma che va vicino alle famiglie, che va incontro alle famiglie, va incontro ai più deboli e va incontro alle imprese. Ed è del Partito Democratico, il partito che ha una proposta anche solidale nei confronti anche dell'altro, del diverso. È un momento particolare per il nostro paese, che è quello della tenuta democratica, o comunque della, diciamo, i fatti di Macerata sono eclatanti, e quindi ci spingono a stare attenti a chi votiamo, perché il PD è l'unica forza che potrà dare delle risposte credibili a questo paese ed arginare fenomeni che stanno andando quindi verso la deriva. È una campagna sicuramente elettorale impegnativa e difficile, soprattutto perché il primo impatto con l'elettorato è un impatto rabbioso, distinto, di pancia, e quindi c'è una sorta di coltre che tu devi superare per fare arrivare esattamente il messaggio che vogliamo lanciare. Perché votare Partito Democratico? Votare Partito Democratico ha senso soprattutto a Catanzaro, perché da parte del PD c'è stato per la prima volta e in maniera inedita un investimento sull'area centrale della Calabria. Abbiamo 8 candidature che insistono su quest'area vasta che va dal Vibonese alla costa ionica catanzarese, con figure di più diverse estrazioni, dei più diversi profili, e che vedono come punta più avanzata il professore Viscomi, che è il capolista al proporzionale sud alla Camera ed è impegnato anche nell'uninominale. Per la prima volta dopo 15 anni di attesa il centrosinistra avrà un deputato al Parlamento, che sarà anche un punto di riferimento per la costruzione di una nuova classe dirigente all'interno della città. Questo è il senso del nostro impegno, che si aggancia anche ad una serie di proposte programmatiche, perché il programma del PD è un programma all'interno del quale sono contenute tante risposte alle domande della Calabria, che spaziano dalla cura della persona, guardando agli investimenti che sono fatti sul sociale, sull'apertura degli asili nido, delle scuole durante il pomeriggio, al raddoppio degli investimenti per il reddito dell'inclusione, alla valorizzazione dei talenti. Nel programma del PD si parla esplicitamente, forse per la prima volta, di Calabria, attraverso il potenziamento di tutti i progetti che sono legati ai patti per il Sud. Si parla ancora di Calabria per quanto riguarda gli investimenti sulla logistica, una parte dei quali sono già realizzati. Ecco, se dobbiamo trovare una parola chiave per questa campagna elettorale, è le cose fatte. Per la prima volta noi proponiamo cose fatte e non da realizzare. Tutto si concentra in un progetto coerente con quello che potrebbe essere la prossima legislatura.